Vasto Notizie, Stefano Moretti. Moretti, lei come portavoce di Azzurro per la Libertà, ci risulta che vicino alla sua abitazione c'è stato un incendio ieri notte. Ci può dire che cosa è successo? Lei era testimone, ci risulta. Sì, questa notte, diciamo, verso le 2, mia moglie deve allattare come di consueto il bambino e stava preparando il latte, no? E ha fumato una sigaretta fuori al balcone. Rientrata dentro e ha cominciato a sentire degli scoppiettii provenienti dal piazzale antistante alla nostra abitazione. Si è affacciata ed è corsa subito da me a svegliarmi. Mi ha svegliato di soprassalto, mi ha detto: stanno dando fuoco a una macchina, stanno dando fuoco a una macchina. E c'era praticamente, io ho aperto immediatamente, a dire la verità, io inizialmente quando mi ha svegliato di soprassalto mi sono spaventato, perché ho detto: oddio, stanno entrando i ladri dentro casa. Invece poi ho capito, perché ho visto che lei apriva la finestra della camera. Sono uscito sul balcone e ho visto questa Peugeot cabriolet di colore grigio chiaro che stava lentamente prendendo fuoco nella parte anteriore sinistra, e poi ha preso fuoco nella parte posteriore dove ci sono i fanali posteriori. E quindi molto lentamente prendeva fuoco. Allora io distinto, quando sono uscito fuori dal balcone, ho anche messo un piccolo, diciamo, un urlo, non so se era piccolo o forte perché mi è venuto spontaneo. E poi ho chiamato subito, immediatamente, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, che sono intervenuti sul posto, e devo dire abbastanza celermente, perché la polizia è arrivata, una pattuglia della polizia e due pattuglie dei carabinieri, oltre un'autopompa dei vigili del fuoco che poi provvedevano a spegnere l'incendio. Certo, è stata una cosa che ha svegliato tutto il quartiere, perché vicino a questa macchina c'erano altre due autovetture, i cui proprietari sono riusciti a spostarle, e questa macchina che bruciava si trovava proprio a 5 metri di distanza, 5-6 metri al massimo dalle case poste di fronte. Quindi diciamo che se fosse stato usato un combustibile che prendeva fuoco in maniera più repentina, bruciando tutta l'autovettura, le fiamme si potevano propagare anche ai veicoli parcheggiati a fianco e creare veramente un pericolo serio per l'incolumità delle persone che abitano di fronte. Quindi è una cosa grave quella che è successa. Secondo lei, Moretti, questo rumeno, questa persona extracomunitaria, ma secondo lei non crede che forse ci possa essere bande di racket, droga, o addirittura qualcuno parla anche del territorio di questi rumeni che ultimamente hanno creato delle bande? Questa vicenda, e ci sono altre vicende di questi stranieri rumeni spesso che sono la comunità più forte a Vasto. Ma secondo me ci sta forse una banda che si è inserita in questo territorio, ma lei, il suo pensiero, l'autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica, la politica, come mai tutti questi fenomeni a Vasto ultimamente, rapine, furti, scippi, che cosa succede? Che cosa c'è a Vasto? Lei Moretti, che è stato sempre in prima linea con queste battaglie, la conosciamo, cosa ha da dire? Dica cosa ne pensa Allora, e faccia un appello. posso dire che per quanto riguarda la proprietaria di questa autovettura, io la conosco personalmente, lei è stata anche un'operatrice del 118, una persona molto seria, cioè non credo che abbia, boh, non lo so, poi tutto è possibile. Poi per quanto riguarda la politica è completamente assente, cioè abbiamo non solo la maggioranza ma anche l'opposizione. Su questo argomento si interviene di rado, non ci si impegna, ma come d'altronde tutte le altre cose in questa città. È tutto lasciato al caso, così come viene, così si fa. E noi precipitiamo sempre di più. E la magistratura qui vogliono chiuderci il tribunale, vogliono chiudere la procura. Quindi rendiamoci conto che noi stiamo pagando lo scotto, purtroppo, di un'Italia che sta degenerando. Quindi questi fatti aumenteranno sempre di più, perché non c'è speranza nei giovani. Oggi prendi un ragazzo che si droga, gli dai 50 euro e quello ti spara una persona dentro un bar. Quindi cioè siamo ormai alla frutta. Quindi è inutile, io quando sento parlare le ronde, non serve, dobbiamo ridare speranza alle persone, dobbiamo ridare posti di lavoro, dobbiamo ridare alla gente qualcosa da perdere. Solo così veramente riusciamo a debellare la criminalità, se no non ci riusciremo mai. Anzi, aumenterà, prepariamoci perché Vasto verrà invasa, diventerà invivibile. Ma questi ultimi episodi, cioè questi mesi, sono
sono aumentati incendi e rapine. Abbiamo visto che Rospino, un carabiniere ferito. Abbiamo visto, ecco, ci risulta che nonostante l'ottimo lavoro del dirigente Giamaichella, ultimamente vediamo un po' da parte delle istituzioni un abbandono. Ma Del lei pensa una resto, cosa, le lei, telecamere sì, che dovevano ma essere lei pensa una realizzate ad cosa, oggi non sono state fatte. dopo la Perché? partita con la Germania, dopo la partita con la Germania, in Piazza Rossetti si è scatenato un putiferio. Gli agenti della polizia, di una volante, sono stati addirittura aggrediti, cioè da un'orda di giovani impazziti che non hanno più neanche rispetto per la divisa. Addirittura hanno rubato dentro una macchina della polizia una valigetta contenente effetti personali dei poliziotti in servizio e contenente documenti del commissariato, cose da pazzi. Cioè, negli Stati Uniti, Ma questa cosa che lei dice, signor Moretti, lo ha saputo attraverso fonti giornalistiche o un ho fatto? saputo sia attraverso fonti giornalistiche, ma anche da mia moglie, che si è riuscita quella sera, era uscita con mia figlia, con le mie figlie per portare a vedere i festeggiamenti, si è riuscita a salvare da questa orda di barbari. Quindi rendiamoci conto, cose che negli Stati Uniti non si permetterebbero mai di aggredire un poliziotto, perché passerebbero seriamente i guai, cosa che in Italia avviene costantemente. Quindi come fanno le forze dell'ordine a lavorare in queste Un condizioni? ultimo È pazzesco. appello, signor Moretti, ha da qualcosa da dire al sindaco gli ultimi 30 secondi? Luciano, vattene, perché non sei in grado di amministrare la città, ci stai rovinando.